probabilmente a bordo a 400 persone. Attualmente le intenzioni sono quelle di inviare nave Libra sul primo contatto, nave Espero e nave Orione sugli altri due. Mettiamo a mare gommone e motobarca. Buon lavoro a tutti e in bocca al lupo. Nessuno si augura di dover difendere con le armi la nostra nazione. Non è strano essersi formati alla guerra e trovarsi a salvare vite umane. La formazione del militare è basata sul concetto di difesa della propria nazione. Ognuno di noi fa più del suo. Siamo tutti una squadra. Bisogna sacrificarsi e sono io la prima che cerca di dare l'esempio. Scopritevi! Come difensori delle persone non facciamo distinzione tra l'italiano che è sul suolo italiano o lo straniero che si trova in difficoltà in mare. È qualcuno che ha bisogno di essere salvato. Io in 2 giorni e mezzo non mi sono seduta a mensa. Non ho mangiato pochissimo al volo, ma questo non significa che lo devono fare tutti, significa solo che se il comandante dà l'esempio è giusto che lo dia e deve essere seguito in un certo senso. Questo è l'equipaggio di nave Libra. Soffre uno, soffriamo tutti. Sta bene uno, stanno bene tutti. Abbiamo qualche giorno ancora e lo affrontiamo come abbiamo sempre fatto. Da nave Libra. Buona giornata a tutti. E poi c'è la legge del mare. La legge del mare, da sempre, impone a chi va per mare la salvaguardia della vita umana. È l'Italia che sta prestando soccorso. Quando gli è stato chiesto di fare di più, nonostante la stanchezza, nonostante la fatica, lo hanno fatto. E lo hanno fatto con l'entusiasmo. Questo credo che sia la soddisfazione più grande per un comandante. È uno scopo più alto. Noi siamo in mare per servire il nostro paese e per aiutare chi ne ha bisogno. Tutti all'acqua! Cercate di ricontattarli. Sì, chiedi come si chiama. Ripetetemi la posizione, dai, la posizione e il vostro nominativo. Emilia è 3 da noi per 3-4-0. È vero, c'è un gommone a mare. C'è un gommone. Mettiti a pari 16. Con quanti gradi di bara stai accostando? 15 gradi di bara c'hai. No, 15 gradi di bara. Forza. Assumere il ruolo CFM, personale permesso a mare, gommone e moto, barca a posto. Si vedono delle persone. Chiamate il ruolo CFM. Comenzare il Lux Tambo, acquisito contatto radar 1707. A Prora! Vai! Secondo, siamo a circa 1000 yards, se per voi va bene cominciamo a mettere a mare la motobarca e cominciate a dirigere. This is Italian Navy Warship, stop the machine, stand by, now arrived, now recovery operation, but fish, stop the machine, now! Comunicate che stanno imbarcando acqua! Prepara San Vincenzo! Veloci ragazzi! Now start recovery operation, but first we are the life jacket for your security and back 141. Don't worry, be happy. Veloci! Abbiamo portato a termine 2 soccorsi e stiamo dirigendo per il 3° soccorso. Vai giù e digli che dobbiamo velocizzare. Salvagenti lo tolgono subito dopo, non mi interessa. Ci dobbiamo sbrigare. Primo soccorso 57 persone, secondo soccorso 240 persone. Noi ne abbiamo trovate 3, ma ci sono le altre navi che stanno lavorando altrettanto alacremente. Che partono in continuazione. Dobbiamo sbrigarci. Non puoi permettere che succeda qualcosa, non ti puoi permettere di arrivare tardi. Sono pesa sui 400, stiamo preparando 40 kg di pasta. Quindi ci sono tantissime storie. Magari c'è solo qualcuno che cerca un futuro diverso e qualcuno invece che scappa da una realtà terribile. I'm from Syria. And I'm 20 years old. I just want to complete my study and bring my family to live safety life. If we didn't was lucky, we was die. If we didn't find you,
we now die, but we thanks God. Io so solo che adesso sono qua e li abbiamo salvati. In Nigeria, we don't have anything. We look like orphans. I'm 18 years old. Anche se siamo nati per un altro scopo, la nostra capacità di adattamento ci consente di aiutare queste persone che stanno cercando un futuro migliore. I'm happy, I love it. Happy. I'm here. Purtroppo avranno molto da lottare ancora. Nave Libra ha vissuto il naufragio dell'11 ottobre. È stata l'unità che è intervenuta per prima e ha coordinato i soccorsi. Mare Nostrum è nata perché nel mese di ottobre ci sono stati due naufragi che hanno reso intollerabile da parte della Marina Militare Italiana e comunque da parte del governo italiano accettare un sacrificio umano così alto. L'obiettivo principale di Mare Nostrum è quello di salvaguardare la vita umana in mare. Quando vivi un'esperienza del genere ti rendi conto che bisogna fare sicuramente l'impossibile se non di più per fare in modo che questo non accada più. Il mio nome è Katia Pellegrino e questo è il racconto dei miei ultimi 60 giorni al comando di Nave Libra nello stretto di Sicilia.